Cari amici modellisti, buongiorno. Quella che presentiamo oggi è una locomotiva francese prodotta dalla Rocco. Si tratta di una locomotiva 231 e 40 della SNCF, Société Nationale des Chemins de Fer francese, in livrea verde. Bella locomotiva, è una delle prime prodotte dalla Rocco per l'amministrazione francese e naturalmente ha un certo costo. Diciamo che il costo è proporzionato alla finitura del modello. Attualmente questa locomotiva non è più in catalogo. Mentre è stata messa in catalogo una locomotiva identica, però in livrea nera, e che verrà a costare 150 euro di più. La locomotiva adotta un sistema strano per la Rocco, ossia il carrello del tender non è solidale, questa ruota non è solidale con questa. Ma in pratica questa ruota è fissata stabilmente al tender e questa ruota può girare a destra e a sinistra per affrontare le curve. Di conseguenza, la stessa cosa per l'altro carrello, di conseguenza la messa sul binario è abbastanza problematica. Problematica anche perché c'è il carrello, il bis anteriore a due assi, poi ci sono le ruote motrici, poi c'è l'altro bis posteriore, poi c'è questo sistema che abbiamo visto del tender, per cui anche con l'attrezzo adatto per mettere le locomotive e i carri sui binari si fa molta fatica. Va bene, adesso andiamo a vedere, dopo questa breve disquisizione, andiamo a vedere le funzioni della locomotiva. Allarghiamo il campo. Ok, allora col tasto F0, dicevamo, si accendono e si spengono le luci. Col tasto F1 non succede niente. Col tasto F1 si accende il motore. Col tasto F2 questo tipo di avvisatore acustico. Col tasto 3 quest'altro più lungo. 4 capostazione. 5 aggancio sgancio. Manovra a bassa velocità, 8 scarico vapore, 9 pompa aria, 10 ok. Ci siamo interrotti per il passaggio di una bella macchina d'epoca fuori del garage. Va bene, allora continuiamo. Col tasto 11, caricamento carbone. Col tasto 12, generatore. Col tasto 13, iperventilazione della caldaia. Tasto 15, annuncio stazione. Tasto 16, avviso acustico. Tasto 17,
questo suono indefinito. Tasto 18, attacco vagone anteriore. Va bene, una gamma di suoni abbastanza importante. Adesso andiamo a vedere le luci. Come dicevamo, le luci anteriori sono piccole e poco luminose. Così accese, spente, si spengono molto lentamente, accese, alla stessa cosa, si accendono molto lentamente, due luci piccole. Vabbè, andiamo a vedere posteriormente, come potete vedere, non c'è nessuna luce, il che è un difetto molto molto grave per una locomotiva che oggi viene proposta a oltre 600 euro, e non avere le luci posteriori è un grave difetto. Quindi, fino ad ora, come avete visto, i pregi e i difetti praticamente si equivalgono. Se però andiamo a vedere il biellismo, ingrandiamo, vediamo che ha un aspetto plasticoso, cioè la Rocco ci aveva abituato a biellismi molto fini, molto dettagliati e anche dipinti nei colori. Questo qua è di un grigio che però non grigio metallico, un grigio da plastica. Probabilmente i vari biellismi eccetera sono di plastica. Poco importa che la locomotiva ha i filetti gialli, diversi particolari, però questa qua, ecco, diversi particolari discretamente fatti, belle immagini, belle scritte, però la stonatura dei carrelli, la mancanza di luci posteriori e questi antiestetici biellismi non giocano a favore della locomotiva. Adesso andiamo a vedere come funziona, sperando di poter modificare il nostro giudizio. Quindi proviamo a partire. La marcia lenta è buona, il suono discreto, la captazione buona, torniamo indietro, ok, insomma discreta. Rispetto a un'altra locomotiva dello stesso tipo, identica, precisa, prodotta dalla casa francese REE Models, e dobbiamo dire che la Rocco non vale i soldi con i quali viene venduta. Se noi guardiamo la REE 231, allo stesso prezzo della Rocco offre una più vasta gamma di suoni, dei carrelli
ottimi dietro, cioè con entrambe le due ruote che girano secondo un asse, non un asse, una ruota fissa e una ruota che si muove. E poi, cosa molto importante, il fumo dinamico. Infatti la redine è un modello francese e mette il fumo da qui in basso dei cilindri e mette il fumo dal fumaiolo. E man mano che si sentono i ciuff 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 della sonorità, si vede anche lo sbuffo di fumo sincronizzato. Quindi, se dobbiamo dare un voto a questa Rocco, diciamo un 6 meno meno. E non consigliamo di comprarla, anche perché sulle nostre curve di questa stazione, che sono a un raggio 530, il carrello dietro ha manifestato, non in questo caso, ma in quella curva, ma in questa curva prima della galleria, ha manifestato impuntamenti della locomotiva. Tanto che siamo stati costretti a toglierla dai binari e rimetterla di nuovo. Quindi, una locomotiva che non vale i soldi che costa. Arrivederci.